Buon pomeriggio amici lontani e vicini, il nostro ospite di oggi è il sindaco del comune di Lipari, Mariano Bruno. Sindaco Bruno, stamattina due riunioni sulle tende sul parco delle Olie. Mi soffermerei soprattutto sul parco perché i tempi potrebbero essere veloci, anche se lei ha richiesto una proroga per le perimetrazioni, visto insomma le polemiche che si stanno scatenando a livello locale. Ma diciamo che una cosa così bella, così importante non può portare polemiche, o per meglio dire le si può creare ad arte, qui non c'è da polemizzare, c'è solamente da dire che un parco è importante per il nostro territorio, sia il parco terrestre che le aree marine protette, ma sia le aree marine protette sia il parco devono essere fatte insieme con la comunità, con la popolazione, non possono essere, anche se la legge lo prevede, calate dall'altro, non lo consentiremo. Per un territorio come le Olie l'accelerazione che viene imposta non è accettabile, abbiamo bisogno di maggiore tempo, ragione per la quale io domani e dopodomani non potrò essere in consiglio comunale perché sono a Roma per gli uffici legati a protezione civile e a Palermo sempre sul parco e sui lavoratori della Pomice, quindi chiaramente ritengo che questi sono gli argomenti importanti. Non mi sottrarrò, ho voluto farlo oggi per chiarire alcune cose, non mi sottrarrò assolutamente ad un discorso molto più complessivo, anzi comunico che farò di tutto perché vi sia un'ampia partecipazione anche cittadina, sia di coloro che sono d'accordo sia di coloro che sono in disaccordo, perché possano sul parco dire la propria. Sulle perplessità dell'assessore all'urbanistica Natale Famà? Ma l'assessore all'urbanistica ha una sua visione su un eccesso di perimetrazione e sul fatto chiaramente che le riserve possono essere estremamente invasive. Noi lavoreremo anche insieme a lui perché questo non avvenga, perché non vorremmo assolutamente preservare qualcosa e far diventare tutti solo pastorelli, ci mancherebbe altro. Noi guardiamo allo sviluppo, ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle generazioni che verranno, vogliamo dire che sapremo attraverso gli strumenti a nostra disposizione far sì che questo sia un parco importante ma condiviso. Bene, abbiamo completato, grazie al sindaco del comune di Lipari Mariano Bruno, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi, arrivederci. Buon pomeriggio amici lontani e vicini, i nostri ospiti sono l'assessore all'urbanistica del comune di Lipari Natale Famà e l'ingegnere Emanuele Carnevale. Parliamo subito di Parco delle Olie, da poco difatti si è conclusa la riunione al comune di Lipari. Assessore Famà, lei è abbastanza critico quindi sull'istituzione di questo parco? Così come penso che è inteso su tutto il territorio, sì, se il parco è ristretto in delle zone particolari può essere funzionale perché sicuramente porterà dei benefici, però se è nelle giuste dimensioni, nelle giuste perimetrazioni sono favorevolissimo, sono favorevole. Parliamo di un 65% di territorio che dovrebbe essere diciamo interessato. Allo stato attuale è tutto l'intero territorio, tenendo conto delle zone marine perché c'è un rispetto in zona F4, tenendo conto dei vincoli che ci sono, noi siamo all'80-90% di tutto il territorio, resterebbe il 10% del territorio. Cosa significherà ecco, per i cittadini, in particolare per esempio per gli agricoltori? Per gli agricoltori significa che il terreno dove l'hanno coltivato continueranno a coltivarlo, dove è cespugliato da tanti anni devono chiedere l'autorizzazione regolare a parco e gli diranno se possono decespugliare o no quella parte di terreno di proprietà dello stesso proprietario che loro ritengono se può essere o non può essere decespugliato, coltivato. Quindi la sua battaglia quale sarà? La mia battaglia è una battaglia che ritengo giusta, onesta, se il parco si fa nelle giuste dimensioni e che sia un parco funzionale e che non crea disagio a tutti gli abitanti delle Olie, perché io non sono eoliano, ma da oltre 30 anni sono eoliano e mi sento di essere eoliano, e allora che ben venga questo parco. Comunque in una posizione diciamo diversa rispetto a quella del sindaco? No, il sindaco penso che non è in una posizione diversa, penso che il sindaco è per la giusta diciamo, collocazione del parco e di quelli che ci stanno nel parco, perché giustamente noi non possiamo essere considerati degli animali che stanno nel parco e ci guiderà poi il gregge, cioè il capo gregge. Lei fra l'altro è un cacciatore e per i cacciatori è abbastanza penalizzante. E allora se noi la mettiamo sul problema caccia, naturalmente io direi che tutto il territorio dovrebbe essere lasciato libero tranne le zone A,
che è giusto che hanno una valenza particolare, è giusto che vengano protetti da tutti e anche dal cacciatore, però il cacciatore non è un distruttore, il cacciatore è una persona che guarda, valuta, segnala. Il cacciatore non è quello, come si vuole intendere, che dà fuoco alla macchia mediterranea, il cacciatore è quello che protegge il territorio, perché sa che per 10 anni dove c'è un incendio non può andare a caccia, che sia chiaro, perché sento durante i periodi dell'incendio, sai, è stato il cacciatore, non è vero, il cacciatore può e deve essere inserito nel contesto perché è un diritto sancito dallo Stato, dalla comunità europea, perché anche nelle zone SIC e nelle zone ZPS si può andare a caccia in determinati giorni, in determinati orari, tranne a volte quando c'è una particolare specie protetta. Da noi non c'è una particolare specie protetta, c'è il coniglio che diventa dannoso per l'agricoltura, che diventa dannoso per la macchia mediterranea, per il sottobosco della macchia mediterranea e così via dicendo. Ci sono tante cose che potrei elencare. Ingegnere Carnevale, piano paesistico, riserve naturali, ora il parco naturale delle Eolie. Eolie quindi sempre più penalizzate? Guarda, il parco potrebbe diventare un'opportunità per le Eolie, l'importante è che venga condivisa e che occupi solo una parte delle nostre isole. Io auspico che si arrivi al parco dei vulcani, che potrebbe essere il secondo parco al mondo per le Eolie. Ma deve essere... I parchi a tema vanno forti a livello turistico, proprio ieri c'era questa notizia di un afflusso non indifferente a livello turistico, proprio per i parchi a tema. Il parco a tema per noi sarebbe una fortuna, perché ripeto, il parco dei vulcani ce n'è uno al mondo, che è quello delle Hawaii, il secondo saremo noi. La cosa che mi preoccupa è il blocco totale del territorio, che il parco potrebbe investire l'intero territorio delle isole Eolie, e questo non è possibile per vari motivi. Il primo in assoluto è che bisogna dare spazio agli abitanti, quindi sicuramente tutti i centri abitati devono rimanere fuori, ma non solo i centri abitati. Noi siamo perché si arrivi a eventualmente a bloccare soltanto quelle che erano le aree di riserva e pre-riserva previste nel nostro territorio. Io mi auguro che si arrivi a questo e non si superi questo perimetro. Al di là delle proteste che inevitabilmente alle Eolie ci saranno, ma lei non ritiene che, visti i precedenti, potrà essere calato dall'alto? Guarda, io penso che se c'è una voce univoca all'interno tra l'amministrazione, il Consiglio Comunale e le popolazioni, difficilmente il parco verrà calato nei modi e nei termini in cui il Ministero vuole. Il problema è avere una voce univoca e io spero che da qui a qualche giorno ci sia una voce univoca tra tutta la popolazione, l'amministrazione e il Consiglio Comunale. Bene, ringraziamo l'assessore all'urbanistica Natale Famà, grazie anche all'ingegnere Emanuele Carnevale e grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro. Arrivederci.